grande festa fu, anche a Barletta, San Patrizio, celebrato a dovere tra divertimento, musica celtica e degustando la tradizionale immancabile birra irlandese, non solo. Una serata tinta di verde, colore della speranza e del buon umore, quella svoltasi nel cuore del centro storico di Barletta. Il patrono d'Irlanda, chiamato a raccolta numerosi visitatori per un evento che da Dublino in breve tempo e tentacolarmente si è espanso nel resto del mondo. Una festa infatti che coniuga la ricorrenza religiosa che celebra il padre della cristianità in Irlanda, anche l'aspetto folcloristico. Un tocco di verde, magari un cilindro, possono rendere l'idea della grande festa, ma l'importante è che a non mancare sia un boccale di buona Guinness da sorseggiare tra un ballo e un altro sino a notte. Una trasposizione pressoché identica a quella irlandese e quella vissuta nel borgo antico di Barletta, una grande festa dentro e fuori il St. Patrick, riconosciuto quale massimo referente a livello europeo della celebre Guinness nel sud Italia. Si sono dati appuntamento lì, dunque barlettani non solo, per una ricorrenza da non perdere, per una serata da vivere intensamente, lasciandosi trasportare dal ritmo della musica popolare irlandese e da quel tocco di salutare brio che si genera quando si beve consapevolmente, senza eccessi. Una serata ben riuscita, certamente da ripetere. Quest'anno è la 18ª festa di San Patrizio e anche quest'anno abbiamo organizzato alla perfezione il St. Patrick Day, che si festeggia in ogni angolo d'Irlanda, in tutto il mondo. Dopo 18 anni siamo riusciti ad inculcare, se così possiamo usare il termine, anche la cultura irlandese, non solo per quanto riguarda la birra o il cibo, ma anche per quanto riguarda la musica e la cultura in genere. In effetti, ogni mercoledì il St. Patrick accoglie vari musicisti di folk irlandese. E allora, nostalgici, non scoraggiatevi e procedete al countdown aspettando San Patrizio 2018, 364 giorni all'anno.